attivare la stazione di Blippi! Mi sveglio e già lo so, con le mie domande imparerò! Blippi! Fa veramente caldo oggi, ma il mio ghiacciolo si sta sciogliendo tutto sulla mia mano! Mi domando, perché il ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? Come hai detto, Tubbs? Entra in quel furgoncino dei gelati e chiedi a un esperto! Questa è un'idea geniale! Mi serviranno le ali, il braccio escavatore e le zampe da papera! Ali, braccio escavatore, zampe da papera, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mia mano! Miniaturizzazione! Woohoo! Sono nel furgoncino dei gelati! Ciao amici, benvenuti! Sono Mora Gelata, il ghiacciolo, lieta di conoscervi! Ciao Mora Gelata, io sono Blippi! Mi domandavo perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mano! Ti posso rispondere io, ma prima un po' di fresco divertimento! Oh, sì, ci sto! Woohoo! Snowboard sul gelato! Scivolo sui zuccherini! E snorkeling nel cioccolato fondente! Mora gelata, tu ti stai sciogliendo! Sì, mi sto sciogliendo perché fa troppo caldo! Ma mi raffredderò nel freezer e starò bene in un attimo! Che bel gelo! Come va lì dentro, adesso? Fa freddo freddissimo! Adesso sono a posto! Wow! Deve fare proprio freddo lì dentro, vero? In effetti lo è, perché è meglio stare al fresco quando sei un dolce freddo come me! La mia temperatura ideale è 32 gradi Fahrenheit, ovvero 0 gradi Celsius. Finché rimarrò a questa temperatura, non mi scioglierò mai. Buono a sapersi! È quello che è successo prima col mio ghiacciolo. Quando era fuori dal freezer, al caldo nella Blippi mobile, mi si è sciolto in mano. Forse il tuo ghiacciolo sarebbe dovuto venire a trovarci. Hai ragione! Vale a dire che abbiamo la risposta alla mia domanda! Perché il mio ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? È perché i ghiaccioli si sciolgono se fa troppo caldo. Ecco perché li teniamo nel freezer. Carica la risposta, Tubbs! Mora gelata, grazie per questo gustoso viaggio nel tuo mondo di ghiaccio. A presto, Blippi! Ciao, ciao! Oh, santi fumi! Un vulcano! Sì, esatto, Dibo! Quando un vulcano erutta, fumo e lava bollente escono dalla sua sommità. Mi domando, cosa fa sì che un vulcano erutti? Sì, idea geniale! Andremo dentro un vulcano e lo scopriremo! Mi serviranno ali, zampe di ragno e uno scudo termico. Ali, zampe di ragno, scudo termico, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Passiamo attraverso questa presa d'aria laterale del vulcano! Fa decisamente tanto caldo qui! Ehi là, ciao! Io sono Magda, il mostro di magma! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! Vogliamo imparare cosa fa sì che un vulcano erutti. Vi aspetta una vera sorpresa, amici miei! E a proposito di sorprese, miau! Sotto di noi, nelle viscere della Terra, il calore del pianeta fonde le rocce in un liquido noto come magma, come me! Hai ragione, Dibo! È come uno dei nostri giochi preferiti! Il pavimento è di lava! Il magma diventa lava dopo aver eruttato da un vulcano. Quindi credo di essere io il pavimento. Stiamo salendo più in alto. Questo perché più le rocce si sciolgono sotto, più il magma sale qui nella camera. Ehi, mi domando, dove va a finire il magma? Sta attento, Blippi! Magma!
Ci è mancato poco. Magda, adesso riempi quasi tutta la caverna. Eh sì, hai ragione, Blippi. E man mano che cresco, la pressione all'interno del vulcano aumenta, fino a spingerci sulla crosta o superficie terrestre. Tieniti forte! Ora sì, molto meglio. Magda, è stato esplosivo! E io ho avuto la risposta alla mia domanda: cosa fa sì che un vulcano erutti? Un vulcano erutta quando il magma bollente al suo interno accumula una pressione sufficiente per esplodere e lo fa sulla superficie della Terra! Carica la risposta, Divo! Non è stato divertente, Blippi? Un'eruzione di gioia? Lo è stata! Ciao ciao, Magda! Wow! Wow, Tubbs! Quel castello gonfiabile è davvero spaziale! Mi domando, come sarebbe saltellare sulla Luna? Idea geniale, Tubbs! Possiamo andare sulla Luna e scoprirlo! Mi serviranno il razzo ausiliario, il braccio escavatore e le zampe da rana! Razzo, braccio escavatore, zampe da rana confermati! E adesso andiamo a esplorare! La Blippi mobile parte a razzo per l'avventura! Ed ecco la Luna! Sì! Pronti per l'allunaggio! Ehi, mi fai il solletico! E tu chi sei? Mi chiamo Rocky, la roccia lunare, perché sono una roccia. Ciao, Rocky! Io sono Blippi e lui è Tubbs. Siamo qui per scoprire com'è saltellare sulla Luna. Io non ci ho mai provato da solo, sono una roccia, ma fammi vedere se... riesco ad alzarmi. Sì, grande. E allora saltelliamo. Cia, 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 cia. Sono leggero come una piuma quassù. Non avrei mai immaginato che mi sarei potuto divertire così tanto. Pazzesco restare in alto così a lungo! Oh, perché ci mettiamo così tanto a tornare giù? È per via della forza di gravità! È la forza invisibile che tiene i tuoi stivali lunari al suolo. Attira le cose verso il basso. Ma c'è molta meno gravità sulla Luna rispetto alla Terra, perché la Luna è molto più piccola. Ecco perché fluttuiamo così a lungo. Ho la risposta alla mia domanda: come sarebbe saltellare sulla Luna? È molto divertente e i salti sono davvero alti, perché la forza di gravità sulla Luna è minore rispetto a quella della Terra. Carica la risposta, Tubbs. Stiamo fluttuando, anche se la forza di gravità ci sta lentamente riportando giù. Cia, 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 cia. Grazie, amici, avete fatto divertire Rocky la roccia lunare come non mai. Ciao, Rocky! Continua a saltellare, Blippi! Wow! Oh, guarda un po' quell'enorme grattacielo con una gru altissima accanto! Giusto, Divo! Credo che stia aiutando a costruire il palazzo! Mi domando, una gru come aiuta a costruire un palazzo? Sì, idea geniale! Andremo a parlare con la gru! Mi serve il braccio acchiappatutto e le gambe estensibili. Braccio acchiappatutto, gambe estensibili, confermati. Attivare la stazione di Blippi. La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Gambe estensibili su! Ciao! Tu per caso sei qui per aiutarmi? Ciao! Io sono Blippi e lui è Divo. Certo, ti aiuto. Qual è il tuo nome? È Karim. Karim la gru. Oggi è il mio primo lavoro importante e sono un po' nervoso. Lo capisco. Provare cose nuove rende nervoso anche me a volte. Ti aiuteremo in ogni modo possibile.
Io giro sulla mia torre, che sarebbe il mio corpo alto e lungo. Lascio andare giù delicatamente questo, che è il mio braccio lungo. Ora posso usare il mio gancio per sollevare questi mattoni molto pesanti. Non riesco a smettere di oscillare! L'ho preso! Oh, grazie, Blippi! Sto ancora imparando, ma capirò come fare. Ora puoi aiutarmi con il tetto. È quel grande quadrato di vetro che vedi laggiù. Il vetro è molto fragile. Riuscirai a farcela! Ce la faccio! Ce la sto facendo davvero! Ora appoggialo su, Karim! Oh, santo cielo! Attenzione lì sotto! Preso! E ora finiamo il lavoro! Sì, bravi! Non trovi che aiutare Karim sia divertente? Ehi, ce l'abbiamo fatta! E ora conosco la risposta alla mia domanda. Una gru come aiuta a costruire un palazzo? Le gru sollevano materiali pesanti così che possano essere utilizzati per costruire dei palazzi super alti. Carica la risposta, Dibo! Sì! Grazie del tuo aiuto, Blippi! Ciao! Ciao, Karim! Sapevo che saresti stata una brava gru! Che bella! Quell'ape sembra molto indaffarata. E anche quell'altra. E anche quella laggiù. Sono tutte indaffarate. Beh, tranne quella là. Quelle api sono impegnate a fare il miele. Mi domando, come fanno le api a fare il miele? Sì, potremmo entrare in quell'alveare. Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore. Ali, braccio escavatore, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tubbs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tubbs. Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafiori, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora, sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare. È così che noi api iniziamo a fare il miele. Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare. Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento. È come una fabbrica di miele. Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare! Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no, c'è molto da mostrare! Mastichiamo e poi ingoiamo! Il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì, è dove noi conserviamo il miele! Ah, ed è possibile assaggiarne un po'? Oh cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso! È un'abitudine! Bello! Sì, Tubbs! Ora ho la risposta alla mia domanda. Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria. Carica la risposta, Tubbs! Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Guarda quel simpatico scoiattolo che scava una buca! Lo hai visto mentre seppellisce quella noce? È
È proprio così, Dibo! Abbiamo bisogno di conoscere la risposta! Mi domando, perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Mi serviranno il braccio escavatore e le ali! Braccio escavatore, ali confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Guarda, Dibo! Quella è una ghianda! È un tipo di noce che gli scoiattoli adorano! Vieni qui, scoiattolino! Abbiamo una bella sorpresa! Noci! Noci! Ho bisogno di più noci! Non ne ho mai abbastanza! Ciao! Io sono Blippi e lui è il mio amico Dibo! Abbiamo trovato questa per te! Una noce! Oh, grazie mille, Blippi! Il mio nome è Scheggia! Sono un esperto di noci e ghiande! E allora dici, Scheggia! Oh, perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Che? Perché tu non lo fai? Ma... Ah, vieni con me, non perdiamo tempo! Servono noci, noci, noci e ancora noci! Questo è il giardino, il mio posto preferito per seppellire i miei tesori! Sai, posso seppellirne anche 25 in un'ora! Sono molti da nascondere! Come fai a ricordare dove li hai messi tutti? Tengo tutto qui nella mia piccola testa pelosa! Ho una memoria incredibile! Credi di avere anche tu una memoria buona come la mia? Vuoi metterla alla prova? Certo che voglio! Ecco, ora guarda! Fatto! Ti ricordi dove ho appena seppellito tutte le mie ghiande? Sì che me lo ricordo! Che ci vuole? Non è una ghianda! Ma è più difficile di quanto credessi! No, ciao, noce deliziosa! Non riusciamo a trovarne neanche una! È vero, perché io nascondo accuratamente le mie noci, così solo io so dove sono. Le tengo al sicuro e poi le dissotterro in inverno. Quando ho fame, il cibo fuori è difficile da trovare. Una trovata geniale! E io ho trovato la risposta alla mia domanda: perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Gli scoiattoli seppelliscono le noci e altro cibo in modo da averne abbastanza anche durante l'inverno. Carica la risposta, Dibo! Ciao, Scheggia! Ciao, ciao! Continua così! Cosa c'è di meglio di un delizioso pezzo di frutta? Hai ragione, Dibo! Anche le verdure sono deliziose! Mi domando, quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Suggerimento super! Faremo una visita in quell'orto per capirlo! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Blippi e Dibo scoprono il cibo! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Eccoci qua! Siamo in un orto di quartiere, dove crescono diversi tipi di frutta e anche di verdura. Guarda, laggiù c'è qualcuno! Fatevi avanti! Siete i prossimi concorrenti del gioco a quiz presentato da me, Smilzo il cetriolo! Frutta o verdura! Ci dite i vostri nomi? Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Ora, Blippi, Dibo, un ripasso veloce prima di iniziare. Tutti i frutti hanno un nocciolo o dei semi e crescono su una pianta con dei fiori. I frutti hanno noccioli o semi e sempre fiori, capito? Ah, e invece le verdure sono diverse, hanno radici e foglie. Capito anche questo? Fantastico, e allora giochiamo! Dimmi, Blippi, questa carota è un frutto o... Questa carota è una verdura, perché è una radice e ha anche le foglie! Esatto! Procediamo con la seconda domanda, Blippi. Allora dimmi, questo pomodoro è un frutto o è invece una verdura? Questa è difficile. Allora, il pomodoro cresce su una pianta, però ha anche i semi. Provo... a indovinare, è una verdura? Oh, che peccato! Il pomodoro è un frutto! Ora, la tua ultima domanda, Blippi. Sai dirmi se questa
bella fragola è un frutto oppure una verdura? La fragola è un frutto? Sì, la fragola è un frutto! E hai dato 2 risposte corrette! Quindi questo trofeo è tutto tuo! Grazie, Smilzo il cetriolo! E ora ho anche la risposta alla mia domanda. Quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Le verdure hanno radici e foglie. E i frutti hanno fiori e un nocciolo o semi. Carica la risposta, Divo! Ciao, Smilzo il cetriolo! Ciao e congratulazioni, Blippi! Questo è il nostro gioco! Io sono Smilzo il cetriolo e, a proposito, sono un frutto! Alla prossima, con un ospite speciale, Madame Mango su frutta o verdura! Oh, guarda! È incredibile quanto fossero grandi i dinosauri! Hai ragione, Divo! C'erano anche altri dinosauri più grandi del T-Rex! Mi domando, qual era il dinosauro più grande di tutti? Buona idea, Divo! Possiamo tornare indietro nel tempo e trovare il dinosauro più grande di tutti! Mi serviranno ali e gambe estensibili! Ali, gambe estensibili, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Torniamo indietro nel tempo! La Blippi Mobile è pronta per l'avventura! Bene, dov'è il dinosauro più grande di tutti? Oh! Questa roccia si muove! Non siamo seduti su una roccia, ma sulla schiena di un dinosauro molto grande! Ciao! Io sono Blippi e lui è Divo! Ciao Blippi, ciao Divo! Io sono Angie, l'argentinosauro! Oh! È un nome grande per un dinosauro grande! Io devo scandirlo per dirlo bene! Argentinosauro! Sono io! Stavo andando a incontrare un'amica! Volete venire con me? Grazie per averci invitati! Vuoi fare una gara? Scommetto che puoi correre super veloce! In realtà cammino lentamente. Fa parte dell'essere così grande. Inoltre, faccio molti spuntini per mantenere le energie. Mangio centinaia di chili di piante ogni giorno. Vuoi farti un selfie con te e tutta Angie? Buona fortuna, Divo! Oh, Angie, ma quanto sei lunga? Misuro all'incirca 40 metri di lunghezza e 12 metri di altezza! Allora, sei lunga quanto 3 scuolabus e poco più alta di un palo del telefono! Ora andiamo su per la collina! Io sarò il tuo ponte! Wow. Fai il solletico! Sì! Qui è dove incontro la mia amica! Ehi, bel selfie, Divo! Siamo venuti bene! Ui, guarda, c'è anche lei! Scusate il ritardo! Ehi, lei è la mia cara amica Nina! Nina, loro sono Blippi e Divo! Stanno cercando il dinosauro più grande di tutti! Allora il gioco è fatto! Tu sei il dinosauro più grande in circolazione, Angie! Credo che tu abbia ragione, in effetti! Ma è fantastico! E io ho trovato la risposta alla mia domanda! Qual era il dinosauro più grande di tutti? Uno dei dinosauri più grandi era l'argentinosauro! Era lungo circa 40 metri e mangiava piante e foglie tutto il giorno! Carica la risposta, Divo! Ciao Angie! Ciao Nina! Ciao Blippi! Ciao Divo! La pioggia smetterà presto, Tabs! Grande! Ho appena finito di colorare il mio disegno! Riesci a indovinare cos'è? Bravo, Tabs! È proprio così! È un pinguino con in mano una tazza di tè mentre pattina nella giungla, con tanti bei colori! Wow! Un arcobaleno! Ha tanti bei colori anche lui! Mi domando, come fa un arcobaleno ad avere quei colori? Idea geniale, Tabs! Possiamo volare, chiederlo all'arcobaleno e scoprirlo, ma prima mi serviranno delle ali! Ali confermate! E andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi!
La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire come fa un arcobaleno ad avere quei colori! Ragazzi e ragazze, attenzione, prego! Il grande cielo blu è fiero di presentarvi il più grande influencer della natura! Io sono Archetto, l'arcobaleno! Wow! Ciao, io sono Blippi! Sono un tuo grande fan, Archetto! Conosco tutti i tuoi colori! Grazie, grazie, grazie! Sono molto fiero dei miei colori! Lascia che te li mostri uno ad uno, d'accordo? Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto! I miei complimenti, Blippi! Ehi, sai, oggi è un grande giorno! Stiamo per trasmettere uno strabiliante doppio arcobaleno! Oh, devi far parte della mia diretta! Davvero? Sarei molto onorato, però non so come ottenere questi colori! Tu puoi mostrarmelo? Ma certo, mio super fan Blippi! Prima cosa, guarda questa bella nuvola chiamata Cumulo Nembo! Oh, sembra abbia appena piovuto, quindi è perfetto! Vuol dire che ci sono tante goccioline d'acqua nell'aria! Wow! In questa nuvola ci sono tante piccolissime gocce d'acqua! Hashtag vero! Adesso il prossimo passo. Posiziona la nuvola in modo che la luce del sole passi attraverso le goccioline d'acqua. Ecco così. Ora, quando la luce attraversa l'acqua, si piega o si rifrange e si separa in tutti i diversi colori dell'arcobaleno. Voilà! Ma è fantastico! E credo di avere la risposta alla mia domanda. Come fa un arcobaleno ad avere tutti quei diversi colori? È perché... quando la luce del sole attraversa l'acqua, la luce si rifrange e si divide, formando tutti i vari colori dell'arcobaleno. Carica la risposta, Tabs! E 5, 6, 7, 8! Wow! Non dimenticare di seguirmi e mettermi like, d'accordo? Arrivederci! Ci si vede, Blippi! Wow! Rimbalziamo sulle dune di sabbia! E ancora! E ancora! Wow, che castello fantastico! Onda in arrivo! Oh no, sembra che quel castello non fosse adatto a un'onda del genere. Mi domando, posso costruire un castello di sabbia che non venga portato via? Sì, hai ragione, Tabs! Non c'è che un solo modo per scoprirlo! Devo costruire un mio castello di sabbia! Mi serviranno il braccio dell'escavatore... e le zampe di ragno. Braccio escavatore, zampe di ragno confermati. Attivare la stazione di Blippi. La Blippi mobile è pronta per l'avventura. Costruiamo un castello di sabbia che non venga portato via. Quindi dobbiamo diventare delle dimensioni giuste per poterlo fare. Miniaturizzazione. Senti che bella brezza di mare, Tabs. Wow. Ehi là, ciao! Io sono Kela, il granchio. Piacere di conoscerti! Ah, cielo! Non mi rendo conto della mia forza! Ciao, Kela! Io sono Blippi e questa è la mia Blippi mobile! L'adoro! Allora, sei venuto a fare un bel giro? In realtà, Kela, sono qui per scoprire se so costruire un castello di sabbia che non venga portato via dall'acqua. Sei venuto dal granchio giusto! Io sono un architetto, uno scavatore e un costruttore! Posso aiutarti io, Blippi? Grazie! Allora, la prima cosa che bisogna fare è scavare un fossato, che è un modo elegante per dire buca. Ti spiego, l'acqua va dentro la buca e così evitiamo che spazzi via il castello che c'è in mezzo. Quindi, ora scaviamo! Scava, 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 scava! Wow, che buca! Adesso costruiamo un castello di sabbia! Hai ragione, Tabs! Ci servirà una pala! Finito! Guardate qua! Hai già finito, Kela! E il nostro fossato è perfetto! Il fossato è la buca che abbiamo scavato tutto intorno al castello di sabbia! Ma è grandioso! È il miglior castello di sempre! Onda in arrivo! Il fossato funziona, Kela! Vale a dire che credo di avere la risposta alla mia domanda. Posso costruire un castello di sabbia che non venga distrutto? Sì che posso! Scavando un fossato tutto intorno che raccolga l'acqua. Carica la risposta, Tabs! Grazie, Kela! Ciao, ciao, Blippi! E continua a scavare! Ma...
ragione, Dibo. Questo è un attraversamento di canguri. E noi siamo in Australia. In questo territorio non puoi mai sapere quando un canguro può saltarti sulla testa. Ha fatto un salto spettacolare. Mi domando, quanto in alto può saltare un canguro? Idea geniale! Lo andremo a chiedere a quel canguro. Mi servono le zampe di rana per questa avventura. Zampe di rana, confermate. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Siamo nell'Outback e stiamo andando a cercare un canguro. Ehi, ciao! Io sono Rooney. Che cosa ti porta da queste parti con la tua bella macchina? Ciao, Rooney! Io sono Blippi e lui è Dibo. Volevamo vedere quanto in alto può saltare un canguro. Piacere di conoscervi! Beh, io posso saltare tanto quanto la vostra macchina e forse riesco a fare dei salti anche più alti! Oh, Rooney sta saltando molto in alto! E super velocemente! Ah, sei abbastanza veloce anche tu! Ti va una piccola corsa, Blippi? Sembra divertente! Molto bene! Corriamo intorno a quella grande roccia laggiù. È arenaria! La chiamiamo Uluru o Ayers Rock. È il cuore dell'Australia! Oh, che spettacolo! Il primo che torna qui vince! Sì, ci sto, Rooney! A proposito, forse ci sono una o due staccionate in mezzo. Buono a sapersi! Andiamo, Blippi! Saltiamo! Quasi 2 metri! Bel salto! Pronto a saltare ancora più in alto? Sì! Che ne dici di un salto di 3 metri? Oh! Sì! Al miglior saltatore che abbiamo mai visto! E adesso ho la risposta alla mia domanda. Quanto in alto può saltare un canguro? I canguri possono saltare fino a 3 metri da terra! Carica la risposta, Dibo! È stato divertente! Mi devo rinfrescare! Ecco perché mi lecco il braccio, è tipico di noi canguri! Ciao! Ciao, ciao! Vedo la luna, le stelle e... quello è un pianeta! Oh, sì, Tabs! Oh, c'è una vastissima area là fuori nello spazio con i pianeti e il Sole. Si chiama Sistema Solare. Mi domando, quali pianeti ci sono nel Sistema Solare? Idea geniale, Tabs! Possiamo andare a indagare nello spazio! Mi servirà un motore a razzo! Motore a razzo confermato. Attivare la stazione di Blippi! Ora è il momento di farci grandi come un pianeta! Espansione! Bene, Tabs! Siamo nello spazio! C'è una meteorite! Ciao, io sono Blippi! Benvenuto nello spazio! Io sono Mary, la meteorite! Sono qui per scoprire tutti i pianeti del nostro sistema solare! Molto bene! Ci sono 8 pianeti nel nostro sistema! Siete pronti a conoscerli? I più vicini al Sole ardente sono i 2 pianeti più piccoli e più caldi, Mercurio e Venere. Oh, si è cotto troppo! Dovremmo andare! Il terzo pianeta è la vostra casa, la Terra! Ciao, mamma! E poi c'è Marte, il pianeta rosso. Marte è rosso perché è ricoperto di ossido di ferro. Sì, ma è un po' troppo polveroso. Andiamo! Il prossimo è il gigante Giove, più grande di tutti i pianeti messi insieme. A me non fa paura. Wow! Però è meglio se andiamo! Di sicuro adesso siamo molto lontani dal Sole. Vi presento Saturno e i suoi anelli. Oh, sono davvero tanto belli! Ci possiamo avvicinare? Sì, certo! Wow! Oh, oh! Sì! Aspetta, non abbiamo ancora finito!
A sinistra c'è Urano. A miliardi di chilometri dal Sole, Freddino. Un applauso per il più lontano, il più ventoso, il più freddo dei pianeti, Nettuno! Blippi! Wow! Ho la risposta alla mia domanda! Quali sono i pianeti del nostro sistema solare? Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno! Carica la risposta, Tabs! Grazie per la visita guidata! Molto astrodivertente! Ciao, Blippi! Sei pronto per la pioggia? Una bella pioggia di meteoriti! Ciao, Mary la meteorite!